abbiamo nessun potere di questo genere. Come no? Ma voi fate le relazioni che poi vanno al tribunale. Esatto, il tribunale. 48 viene disposta la decadenza temporanea della potestà genitoriale. E quel genitore non ha più potere di poter dire A e deve passare sotto le forche di dire dei servizi sociali. Non può più accadere. Oggi non può più accadere. Dottoressa, le 40.000 bambine che stanno in istituto sono di tutto quello che è successo prima. E se siamo oggi qua, perché stiamo discutendo di questo, noi ne siamo felici che oggi non succede più. Ma facciamo ritornare a casa questi bambini. Posso dire solo una cosa, che devo andare via poi. Ecco, allora io vorrei dire che i servizi sociali fanno un lavoro prezioso, però una delle proposte di riforma che io stavo anche portando avanti, nel senso di istituire un tribunale della famiglia, era che anche i servizi sociali, quando fanno il loro lavoro, lo possano fare in contraddittorio con i consulenti di parte, con gli avvocati, in modo che non sia un lavoro solitario, perché spesso quando uno non condivide quello, lo può condividere, ma non lo condivide il lavoro dei servizi sociali, poi deve chiedere una consulenza per poter attuare in contraddittorio le proprie valutazioni. Quindi, e prima che le relazioni vanno in tribunale. Scusate, devo andare davvero, ci stanno aspettando da mezz'ora. Io ringrazio il sottosegretario. Grazie a voi. Grazie. Allora, come fa un assistente sociale e poi un giudice a stabilire che quella mamma ha manipolato, per così dire, il figlio e lo ha messo contro il papà, eccetera? Cioè, come si fa? Lo deduce dal fatto che impedisce al figlio di incontrare il padre. Io non sono favorevole a, diciamo, non riscontro questa fattispecie, perché questa fattispecie si verifica allorquando non si interviene immediatamente ad assicurare l'esecuzione del provvedimento. Cioè, se un giudice stabilisce che il papà deve incontrare il bambino due pomeriggi infrasettimanali e il weekend, questo dispositivo deve essere eseguito immediatamente. Se invece comincia a non vederlo per una settimana, un mese, due mesi, sei mesi, sette mesi, poi si arriva a questo. Se invece ogni giudice collaborato dai servizi potesse mettere in esecuzione il provvedimento e lo mettesse in esecuzione, non avrebbe bisogno di pass o di SAP, come dir si voglia. Stefanoni, e poi torniamo da Delia. La pass di per sé stessa esiste. Cosa succede nei nostri tribunali? Un fenomeno piuttosto curioso. In questi casi, quando un genitore è alienato, cosa si fa? Si dice, va bene, avete litigato, ve lo portiamo via tutti e due, dando un enorme aiuto che è fattivo alla famiglia, che si può anche arrivarci da soli a capire, e cioè distruggendo un bambino. Distruggendo poi un bambino. Quando veramente la PAS serve, e cioè nei casi nei quali ci sono dei falsi abusi, delle dichiarazioni strumentali che generalmente sono contro il padre, ahimè, nell'80%, esatto, l'80% di tutte, questo, purtroppo, di tutte le denunce, lì dove serve, allora non trovi un giudice disposto a parlare di PAS. Allora di colpo le competenze diventano altre. Cioè, è un sistema oramai talmente consolidato che mi spiace, dirò una cosa forte. Vabbè, lei avrà un'esperienza su determinati territori. Esatto, ogni giorno territori. Ne sento di signore, tra l'altro riconosco tra loro alcune. Io ogni giorno ne sento e mi si viene a raccontare sempre il bel teatrino dell'assistente sociale buono, del caso singolo che sbaglia, eccetera. Vabbè, ci saranno anche quelli buoni, assolutamente, però vorrei sentire una volta da parte degli assistenti sociali una critica al sistema e dire noi la dottoressa Cavallo per le sue competenze lo ha fatto tranquillamente quando ha ritenuto opportuno farlo, l'ho fatto anche in questo studio. Riguarda la PAS le faccio, perché molto spesso, come ha detto, si distrugge un bambino allontanandolo da una madre o da un padre, si distrugge mettendolo così in una camera blindata dove non vede nessuno dei due, alla fine finisce col dire che lo vuole vedere, cioè il rimedio è peggio del male, insomma, diciamo. Perciò dico che bisogna intervenire subito, bisogna fare in modo che il bambino mantenga i rapporti con entrambi i genitori. Sì, ma non c'è una task force che fa questo, eh? No, non bisogno della task force, c'è bisogno di un giudice che responsabilmente convochi i genitori. E allora mettete, comandiamo sui decreti, per cui la forza pubblica può dire alla signora o al signore il bambino deve frequentare anche l'altro genitore perché è il suo diritto. Certo, ma questo non lo fate. Cioè, non lo fa qualcuno, di fatto i servizi. Noi lo faremo
facciamo e come se lo facciamo. Noi lavoriamo con i genitori, perché mandare la task force, anche quello distrugge i bambini. Io non ho idea di quanti, ma non è vero, non ho idea di quanti casi di conflitto di genitori io seguo ogni giorno, segnalati dal tribunale per i minorenni. Rendeteli pubblici, così la gente, invece di farvi un'idea negativa su di voi. Intanto perché dobbiamo proteggere la privacy. Non è una brutta idea, perché poi le eccellenze ovviamente finiscono solo... Eccomi qua. Ma è chiaro che può esistere la cattiva gestione, certo, della vita, è chiaro, dottoressa, che ma 40.000 bambini in istituto, altro che cattiva gestione. Scusi. Esiste gli assistenti sociali che si sono occupati di Basilio di fronte a dei falsi evidenti, di fronte a delle è una spina nel fianco per la cavallo, ma non è solo la storia di Basilio, perché lì veramente ma non è solo perché è diventato pubblico, perché secondo me dietro a queste signore ce ne sono un sacco. Però la dottoressa lo ha ammesso, sono stati commessi degli errori gravi. Poi mi perdoni, che qualcuno paghi o non paghi è un altro discorso. Poi mi perdoni, c'è un ambito parentale, perché i bambini